Ebbene sì, devo dirvelo. Ho vissuto la giornata del 7 dicembre, inaugurazione della Scala con il Don Giovanni, come una giornata di festa, anche se ho lavorato, come penso tutti voi. Una giornata di festa perché finalmente, dopo anni, la Scala torna ad essere al centro dell'attenzione popolare. Non solo per quello che è successo a Milano per volontà degli attuali amministratori, e cioè che il giorno prima della prima in un teatro di provincia il direttore Daniel Barenboim sia andato a spiegare la sua lettura del Don Giovanni che inaugurava la Scala quest'anno. Non solo perché alla prima, e cioè ieri sera alle 18, nello stesso teatro e in un altro teatro della provincia veniva trasmesso il Don Giovanni diretta dalla Scala, non solo perché in quei cinema del comune di Milano, ma anche su Rai 5 e anche in tanti altri cinemini di provincia del circuito microcinema, piccole sale anche parrocchiali, veniva trasmesso live il Don Giovanni, come se fosse la finale di un campionato di calcio, per esempio. E quindi sono contento. Oggi sono contento per due motivi. Due. Il primo è che finalmente la Scala è diventato il teatro che tutti noi, che non siamo a Milano, che non possiamo permetterci il biglietto delle prime e anche delle repliche che hanno prezzi abbastanza elevati, salatissimi per la prima, abbastanza elevati per la seconda, la Scala è ritornata ad essere un patrimonio del popolo italiano dal punto di vista del servizio che offre. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo per cui sono contento è che abbiamo visto uno spettacolo meraviglioso. E questa è la mia opinione, ovviamente. Uno spettacolo meraviglioso che veniva un mese e mezzo dopo l'inaugurazione che il Metropolitan di New York aveva fatto con il Don Giovanni, nuova produzione del Metropolitan di New York il 29 ottobre, trasmesso in Italia, live e in diretta nei cinema italiani il mercoledì 2 novembre. E quindi la nuova produzione del Metropolitan, oggi acclamato come il più grande e il più prestigioso teatro del mondo, e la nuova produzione della Scala, a distanza di poco più di un mese, si confrontavano ed era assolutamente un confronto a distanza, New York è là, Milano è qui da noi, ma era un confronto possibile sul cast, sull'esecuzione, sulla regia, su tutte queste cose qua. Ma ritorniamo al nostro Don Giovanni, quello prodotto dalla Scala per tutti gli italiani e per tutto il mondo. Ma in questa circostanza a me preme sottolineare per tutti gli italiani. E vediamo cosa ne dice la stampa. Ho preso i tre quotidiani maggiori, la Stampa appunto, la Repubblica e il Corrierone della Sera. Vediamo un po' i giudizi critici dei nostri critici più accreditati. Sulla Stampa Alberto Mattioli scrive: la morale della serata è però un'altra. Alberto Mattioli non entra nel merito perché lo farà nella pagina successiva con molta puntualità Giorgio Pestelli, però vorrei leggervi questo passo di Mattioli perché lo trovo estremamente interessante. La morale della serata è però un'altra, è che nei momenti di crisi dove non si sa bene dove si sta andando ma solo da dove purtroppo si sta venendo, ci si aggrappa alle istituzioni che almeno sono lì da tempo e risultano, se non risolutive, rassicuranti. Come la Scala,
questo teatrone che talvolta delude, talaltra esalta, ma resta nonostante tutto il teatrone, capace di cavar fuori dal suo cilindro un Don Giovanni bello, che è il meno, e soprattutto un Don Giovanni nuovo, che è il tutto. Questo Mattioli, sono assolutamente d'accordo con Mattioli, e Pestelli, nel merito della qualità artistica di questo Don Giovanni, dice: e più ancora si appunta su un protagonista affascinante, il Mattei. Peter Mattei era il protagonista nel ruolo di Don Giovanni, appunto, perfetto come fisico del ruolo, per eleganza e agilità, capace di modulare la sua voce in tutte le sfumature, dalla seduzione alla sfrontatezza. Onnipresente, inventore di intrighi che sa godersi anche come spettatore. L'orchestra, prosegue Pestelli più avanti, è ridotta alle proporzioni della più schietta sonorità mozartiana. Suono splendido, tessuto sempre trasparente e squisitezze di fraseggio, con i legni della scala, oboe, clarinetto, flauto e fagotto, che fanno meraviglie. Quanto ai respiri, gli accenti parlanti degli archi nei grandi recitativi accompagnati, Barenboim li fraseggia con la più emozionante intensità. E quindi a Pestelli è piaciuta la direzione di Barenboim ed è piaciuto il cast, come scrive sulla stampa. Meno entusiasta sembra Michelangelo Zurletti, un altro grandissimo della musicologia e della critica musicale. La regia di Carsen, dice Zurletti sulla Repubblica, meglio di Barenboim e delle voci. Di questo Don Giovanni si parlerà a lungo, non pare però che si tratti di un'esecuzione eccezionale musicalmente. Barenboim fa la sua parte, certo, con delicatezza assoluta di fraseggio e con grande attenzione al rapporto tra buca e palcoscenico, ma anche con un certo allargamento dei tempi non necessario. Infatti, alla ripresa del secondo atto, prima che Barenboim alzasse la bacchetta, una voce si è elevata e si è sentita anche in diretta televisiva e nei cinema dove veniva proiettato questo Don Giovanni. Si è sentito troppo lento, troppo lento, anche Barenboim ha risposto che ognuno la pensa come vuole, insomma. Il Corrierone, naturalmente, dopo l'inserto della prima, del giorno 6, un insertone molto bello, fa le sue considerazioni anche dal punto di vista della recensione. E l'incontentabile Paolo Isotta, che è fra i migliori critici che io conosca, l'incontentabile Paolo Isotta dice: allestimento stravagante con cantanti di qualità. Don Giovanni, esposto a ovazioni da parte del pubblico, ha aperto questa stagione della Scala. Noi non sapremmo dire né bene né male, atteso l'allestimento scenico stravagante, frutto di mescidanze di antico e moderno, di giuochi di specchi, d'immagine della Scala stessa, fino a proporre lunghissime gallerie che non si trovano più. All'inverso, palcoscenico rotatorio pieno di macchinisti in costume professionale perché si vedesse il non è e l'è. Questo il lavoro del regista Carsen, dello scenografo Levine, dei costumi della Brigitte Reifenstuhl, la direzione di Daniel Barenboim, e qui viene al merito, non è del tutto piaciuta. I cantanti sono di buona qualità, salvo Giuseppe Figlianotti, Don Ottavio, che si reputa non impeccabile nell'intonazione, e Barbara Frittoli. Ottimo il coro diretto dal maestro Casoni. In questa edizione stuprata è Don Nanna da Don Giovanni l'argomento che va ripreso domani. Quindi Isotta ci dà appuntamento al Corriere della Sera di domani, sul quale
appunto farà la sua analisi più approfondita rispetto al Don Giovanni andato in scena a Milano il 7 di dicembre. Ma veniamo alla questione che ho accennato nella introduzione di questa conversazione con voi. Il confronto a distanza fra il Met, il grande Met, e il teatro alla Scala, la grande Scala, che deve ritornare ad essere grande. Ha ragione Mattioli, a volte lo è, a volte non lo è. E questo non va bene per un teatro che deve rappresentare l'orgoglio nazionale del paese inventore del melodramma. La Scala deve essere sempre grande e deve essere disponibile. Disponibile per noi, per il pubblico che non va a teatro in pelliccia e in smoking, ma che ci va anche a volte tirando fuori dal cassetto dei risparmi e rinunciando a una camicia o a una cravatta o a un paio di sandali col tacco, nel caso si tratti di una signora, per comprare il biglietto da teatro. Allora, veniamo al confronto a distanza. Avevamo in tanti visto il Don Giovanni della Metropolitan, dove il regista era Michael Grandage, un regista giovane, anche lui emergente. Mentre a Milano il regista era Bob Carson, un genio. Un genio! Io ho trovato geniale personalmente, al di là delle riserve di alcuni colleghi critici, geniale personalmente questo allestimento della Scala di Milano. Per cui sono portato a dire questo: per lo spettacolo la Scala vince 1-0 sul Metropolitan, grazie a Carsen, grazie a questo genio della regia che finalmente ha potuto debuttare alla Scala in una delle prime più importanti degli ultimi tempi. Al Metropolitan sul podio c'era l'italiano Fabio Luisi, direttore che sta crescendo in una maniera strepitosa. E Fabio Luisi ha fatto uno spettacolo degno del Metropolitan. E poi naturalmente il protagonista era uno sconosciuto in Italia, perché non canta da noi, ecco perché dico naturalmente sconosciuto in Italia, Marius Viessien, grandissimo Don Giovanni. La Frittoli ha fatto Don Elvira sia a New York sia a Milano. Milano è stata strepitosa, stupenda, meglio che a New York secondo il mio parere. Al di là di quello che dice Isotta sulla prestazione della Frittoli, per me personalmente la Barbara Frittoli è stata strepitosa, stupenda, come bravissima è stata la Netrebko a Milano, che ha debuttato alla Scala finalmente in un ruolo consono alla sua personalità artistica, e per cui non c'è altro da aggiungere. A Milano era Peter Mattei il Don Giovanni, abbiamo letto quello che di lui si dice sulla stampa, concordiamo, però la resa artistica del cast del Metropolitan, a parte il confronto Luisi Barenboim, che è del tutto inopportuno, perché mentre Luisi aveva interpretato il suo Don Giovanni al Met secondo i canoni di un tempo molto consono e molto vicino a quello che è appunto il metronomo dell'epoca, del periodo classico, Barenboim invece ha interpretato un Don Giovanni rallentando i tempi e andando a cercare dei colori che Luisi non aveva assolutamente voluto cercare. Per cui non mi confronterei sui due direttori, mi confronterei sul cast. Il cast del Met è stato superiore, su questo non ci sono dubbi. E se ci sono le registrazioni video in possesso degli amatori, si può paragonare e si può vedere chiarissimamente che il cast del Met è stato superiore, la prestazione del cast del Met è stato superiore alla prestazione del cast di Milano, della Scala.
E quindi qua è il Metropolitan che vince 1-0. La Bella? La Bella la aspettiamo nel tempo. La aspettiamo nel tempo perché, proseguendo in questa divulgazione dell'opera attraverso il cinema, attraverso il digitale, attraverso le televisioni, probabilmente, se i grandi teatri del mondo continueranno così, il pubblico che va all'opera è destinato ad incrementarsi. Muoiono i vecchi, ma vengono avanti dei giovani. Mentre fino a oggi possiamo dire che muoiono i vecchi e viene avanti nessuno. Detto questo, allora, l'appuntamento è per La Bella fra il Met e la Scala di Milano. Su un altro titolo, magari comune, lo stesso titolo, a distanza di pochi mesi. E vedremo se questo mio giudizio, questo monito che faccio al Teatro alla Scala, di avere per adesso pareggiato, possa trasformarsi per il nostro orgoglio, per il nostro amore, per noi, in una vittoria piena rispetto al Met. Sarebbe ora.